A tutti ragazzi, a SR Cristiano e benvenuti oggi a questo nuovo video. Da come sto vedendo adesso l'inquadratura è decentrata perché sono stupido, ma non mi va di rimpostarla perché sto facendo un casino per far reggere sto coso. Domani mi taglio i capelli, quindi non avrò più sto schifo. Prima di cominciare questo video in cui parleremo di Sampdoria, Roma 0-2, gol di Benazia e Gervinho, vorrei fare qualche piccola premessa e qualche piccola riflessione, che tanto non le faccio mai. Primo problema, cioè problema tra virgolette. Allora, nell'ultimo video, come molti di voi avranno notato, è uscito verso sera, saranno state ora non so precisamente quando, le 8 o le 9, ora. Io il video l'ho fatto alle 3 del pomeriggio e voi direte, bravo. Io l'ho, calcolando che hanno aggiornato iOS 7, non mi permette più di caricare video dall'iPhone che durino più di 15 minuti. Non ha senso. Quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prendere il file dal telefono, spostarlo sul PC e caricarlo direttamente da lì. Ora. Ultimamente su YouTube c'è un bug molto molto simpatico che quando si carica un video ciò effettivamente non avviene, cioè cosa accade? Tipo schizza in 2-3 secondi a una percentuale casuale, può essere 20, 25%, 30%, da lì si ferma e non si blocca più. Oppure altra cosa molto carina che fa, arriva al 100% in 5-6 minuti, ma effettivamente non carica il video. E voi direte come ha fatto a caricarlo? Non lo so neanch'io, perché io ho provato dalle 7, 8, 9, 10 volte ho provato a caricare sto cazzo di video. Ogni volta riscontravo lo stesso problema. Poi girando un po' in internet ho visto che non era solo un problema mio, perché all'inizio ho detto cazzo, sarà un problema mio, ma è un problema condiviso da molte ma molte persone. E ciò impossibilitava l'upload di un video su YouTube, appunto. E quindi ora io sto facendo questo video oggi, mercoledì, no, giovedì, e spero di poterlo caricare giovedì stesso. Ora, se però uscirà venerdì, non cominciate a scrivere perché il video non è uscito mercoledì, cioè giovedì, insomma, dai, non si fa. Quindi era solo questo che volevo dire, e basta. Ma ora, cominciamo subito nel parlare di questa partita. Partita che ci porta al primato da soli in classifica, primi a 15 punti, punteggio pieno dopo 5 giornate, mai successo nella storia della Roma, prima volta che la Roma vince le prime 5 partite di campionato di fila. E quindi Garcia appunto è entrato nella storia già nella sua prima stagione in giallorosso, ma è un dato positivo, ma non basta, voglio dire, me ne sbatte i cazzi se vinciamo le prime 5 e poi finiamo in Serie B, questo è il concetto. Ancora però io dico, restiamo con i piedi per terra, perché è anche vero che siamo primi, è vero che dopo 5 partite si è visto un bel gioco, ma abbiamo comunque affrontato 5 squadre da Serie B, comprese la Lazio tra l'altro, eh. Cioè, metto nella gente che deve andare in Serie B. Quindi non possiamo ancora fare una valutazione effettiva di quanto questa squadra possa arrivare in alto. E eventi che mi hanno colpito principalmente di questa partita sono stati due, come eventi extra calcistici, cioè che vanno al di fuori della partita e che mi sono. Cioè, due eventi, uno mi è piaciuto e l'altro no. Marchigno, al momento della sostituzione, era per farvi questo piccolo accenno e dirvelo perché chi magari non ha potuto seguire la partita o che ne so, per altri motivi non l'ha vista, glielo dico io. Marchigno, al momento della sostituzione, è uscito fuori sbraitando come un maialino morto. Al momento di arrivare in panchina, mentre sorseggiava, cominciava da sbraitato, buttava bottiglie d'acqua ovunque. E sinceramente io questa cosa non mi è piaciuta. Fino ad ora ho sempre stimato Marchigno come giocatore, perché comunque è un buon giocatore, anche dal livello comportamentale non aveva mai mostrato segni di intolleranza alle decisioni degli allenatori. E quest'oggi, ieri cioè, vabbè, in quest'ultima partita mi è sembrato appunto un po' troppo un coglione. Detta alla romana, e niente. Poi altro evento che comunque non questa volta mi ha fatto piacere, tra virgolette, è l'espulsione di Garcia. In che senso mi ha fatto piacere l'espulsione di Garcia?
Garzia, da quel che ho capito io, essendo che avevo la telecronaca in arabo e non mastichi molto bene questa lingua, da quel che ho capito è stato espulso perché ha rivolto una frase non diretta all'arbitro, cioè ha detto pezzo di merda, fate conto, ma ha detto tipo, non so, sbretava, no? Cioè si diceva andate, insomma, coprite meglio, no? Richiamava i suoi giocatori e al momento di una decisione arbitrale sbagliata, tipo ha fatto un gesto di stizza come il par testuale, però le mandocela all'occhi questo, una cosa del genere. Comunque ce li avete gli occhi per vedere, un'espressione di stizza, cioè tipo lui l'ha detto e poi si è seduto in panchina come di questo non ci vede. Questo non era rivolto all'arbitro o un assistente, era un gesto di stizza, appunto. Fatto sta però che il quarto uomo ha sentito quel che ha detto Garzia e l'ha comunicato al guardaline, che l'ha comunicato all'arbitro, che ha espulso il giocatore, cioè che ha espulso l'allenatore. E quindi c'è Montella che per poco non picchiava l'ultima volta all'arbitro nell'ultima partita, non hanno detto un cazzo. Garzia, che comunque non ha fatto praticamente nulla, è stato espulso. Poi è arrivato su, ora arriva la parte che ho detto perché mi piace questo evento, è arrivato su in panchina e ha continuato a dialogare con il suo secondo tramite radiolina e non solo dava direttive sul ciò che era da farsi, ma avendo una visione lui completa del campo e migliore, riusciva anche a dare direttive migliori. E quindi, insomma, con Garzia che nonostante tutto continua a essere un allenatore di livello, cioè insomma fare quello che deve fare, e quindi niente, e questo qui perché ora non mi vedo più bene, ora mi rivedo, ma cominciamo subito con le pagelle della partita perché abbiamo perso 7 minuti incazzati. Morgan De Santis, 6 e mezzo, buona partita del portiere abruzzese, non ha dovuto praticamente fare una minchia, ha salvato un gol su conclusione di non mi ricordo. Non me lo ricordo. Comunque, salvo un gol, per il resto partita buona. Nel secondo tempo ovviamente non è stato mai impegnato. Comunque perché sappiamo cosa accade nel secondo tempo, che la Roma tira fuori ciò che la rende una grande squadra, insomma. E nulla, quindi buona prestazione del portiere, che non è stato chiamato in causa moltissime volte. Maicon, per quel poco che ha giocato, perché è stato costretto ad abbandonare il campo per una lesione muscolare, non ho ben capito, comunque si era infortunato, dovrebbe essere una lesione muscolare. In questi giorni si valuteranno le effettive condizioni del giocatore e si valuteranno i tempi di rientro in campo, diciamo. È stato costretto ad abbandonare il campo, comunque non si è rotto, non è un infortunio grave, si toccava al muscolo della coscia, quindi ossia o è uno strappo muscolare o una lesione muscolare, insomma, quindi non è niente di poi così grave. Dipende, una settimana, forse due, ce la si può fare. Anche una volta mi infortunai, mi strappai i muscoli di tutta una gamba, tutti fuori 2 settimane, quindi so più o meno quali sono i tempi di recupero. Calcolando che loro hanno i massaggiatori che pagano 10.000 euro al mese, spero che si rimettano prima di me, che io ci ho messo 2 settimane, ma vabbè. E quindi Maicon 6 e mezzo per quel poco che si è fatto vedere. Subentra Dodò a Maicon e Dodò ha fatto cagare a cazzo. 6 meno perché comunque prima esordio in questa stagione, prima partita per lui quest'anno, ha fatto vedere qualcosina in attacco, con uno dei suoi numeri brasiliani per capirci, non molto bene in fase difensiva, non è riuscito a coprire, certo che i miei capelli fanno proprio cagare. E quindi non eccellente partita del brasiliano. Benazia, forse uno dei migliori in campo, anzi valuterei come migliore in campo, non solo per la fase difensiva ottima, ormai Benazia è diventato un cardine della difesa della Roma, è davvero, ha preso in mano il reparto e l'ha trasformato in una corazzata, perché un gol subito in 5 partite non è male, insomma, quindi veramente una grande prestazione di Benatia condita da un gol da uno degli attaccanti più logorati della Serie A. Si è dribblato 3 o 4 giocatori avversari, poi è stato buttato a terra e da terra è riuscito comunque a calciare diretto verso la porta all'angolino alla sinistra, alla sua sinistra, a destra del portiere. E praticamente il portiere è rimasto fermo perché non se l'aspettava. Ormai Benatti a terra è riuscito con un colpo a calciare in porta. Bel gol comunque per
Mehdi Benatia. Andiamo avanti con Castan. Castan non è una delle sue partite più brillanti, per cui io direi un 6 meno. Comunque non è riuscito a risolvere un cazzo, nulla. Si è fatto anche ammonire in modo abbastanza stupido, secondo me. Non una grande prestazione quella del brasiliano. Balzaretti 6, anche se forse era da mettere un po' di meno. Dopo i fasti del derby, diciamo, è risceso a non al suo, forse non al suo solito livello, qualcosina in più. Non si è mai addentrato con efficacia nella metà campo avversaria, qualche sbavatura in fase difensiva, ma tutto sommato diciamo che può andare per Balzaretti. Pjanic 5,5, perché non è riuscito a dare alla partita il suo gioco, non è riuscito a prendere in mano la squadra e a dargli quelle impostazioni sua classica. Non per niente una buona partita del talento della Bosnia-Herzegovina, però esiste ancora la Bosnia-Herzegovina? Non lo so, vabbè, Bosnia, cotò. E quindi diciamo 5,5 è d'obbligo. Stessa valutazione per Strootman, con un giallo in più che gli pesa. Diffidato già Strootman e salterà quindi la prossima partita. Giallo stupido, tra l'altro, commette troppi falli, non è il solito Strootman che abbiamo visto fino a questo momento. De Rossi, prima partita della stagione con la fascia di capitano dal primo minuto, buona prestazione, grande prestazione di De Rossi, che è riuscito a conciliare la fase difensiva con quella offensiva, arrivando anche alla conclusione due volte. Una volta si è visto parare il tiro dal portiere avversario, una volta l'ha mandata in culo alla luna. Quindi passiamo a Marchigno, titolare fin dal primo minuto, e come ho già detto Marchigno non mi è piaciuto molto, ma sia per la prestazione fuori e dentro il campo, 5 per lui, peggiore in campo secondo me di questa Roma, perché a parte il gesto che ha fatto al momento di uscita, che non mi è piaciuto proprio per nulla, ma anche la sua prestazione in campo, una prestazione scialba, non ha dato nulla, anzi ha solo favorito la Sampdoria, e la sua uscita era scontatissima, insomma. Quindi passiamo all'attacco con Totti, che davvero con Totti entra lui, ha spaccato in due la partita, perché è bastato la sua entrata per far vincere la Roma. Dopo 3 minuti segna e poi serve l'assist per Gervinho per il 2-0. Quindi che altro dire, secondo me 7,5 per il capitano, non migliore in campo solo perché non è partito dal primo minuto, secondo me. E non è riuscito a dare tutto ciò che voleva dare alla partita, quindi comunque grandissima prestazione dei Totti, che in 5 partite di campionato ha servito 4 assist vincenti, quindi da cazzo. E Borriello 5,5 a mio parere, perché non per un attaccante di punta centrale non è riuscito neanche una volta a arrivare al tiro in porta. E questo è davvero molto grave per uno che sta lì per fare gol, insomma. Quindi non brillante prestazione del talento partenopeo, ma quanto so bravo a dire ste cazzate. E non buona la prestazione appunto di Borriello, poi sostituito da Florenzi. Florenzi ovviamente non ha fatto una minchia, senza voto Florenzi, giusto per dire, quindi non buona prestazione di Borriello. Passiamo quindi a Gervinho. Gervinho quest'oggi uno dei migliori in campo, 7 per lui, e davvero tanta corsa, è riuscito a impensierire tantissime volte la difesa avversaria con i suoi dribbling, è arrivato al gol, primo gol in Serie A, aiutato anche un po' dal portiere avversario, ma comunque è stato bravo. Per ultimo diamo una valutazione a Garcia, 6,5, come ho già detto Garcia entra nella storia della Roma, primo allenatore della storia giallorossa a vincere le prime 5 di campionato. E ma oltre a questo ha dato una compattezza, un'identità di gioco a questa squadra che in questi due ultimi anni è mancata e ora si può vedere più lontano, insomma, possiamo sperare di non lottare solo per l'Europa League, ecco, quindi speriamo. E con questo concludo qui, io vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma e Abbasso Lazio.